Come si fa la chitarra? Oggi vedremo come si produce uno dei più bellissimi e utili strumenti musicali, la chitarra. Come ben tutti sanno, sappiamo, sapete, lo sai e lo so, la chitarra è composta da una cassa armonico-acustica e delle cordicelle tesiche che a loro volta, se mosse, producono vibrazioni che vibrano nella cassa armonica, producendo la musica. Basta rompere una chitarra vecchia e prendere il pezzo di sotto per vedere quanto misura. Metterla sopra un foglio di compensato e usare un macchinario molto sofisticato, che non stiamo qui a spiegare come funziona, per ritagliare precisamente una chitarra nuova. Ci scorscriverci un po' di colla a bo' stick per azzaccarvi il bordino merlettato vicino. Successivamente immergere le lastrelle in acqua bollente in modo tale da eliminare tutti gli eventuali batteri e posizionarle su una forma prefabbricata in modo tale da farle prendere la forma. Il sofisticato e costoso marchingegno scenderà a pennello sulle lastrelle appena depositate, rendendole le forme delle chitarre. Dopodiché l'operaio riprende le listarelle e le unisce grazie a dei marchingegni specifici. Ed ecco che le vostre chitarre stanno prendendo vita. Appizzate poi tutte pinzette tutto intorno al bordo della chitarra. Applicate una lineetta di quadratini specifica che poi un giorno vedremo a che cosa serve. Levigate con cura il bordino quadrettinato. Applicate poi sempre con cura le bacchette di Wolfgang in modo orizzontali onde evitare che la foga del musicista buchi la chitarra. Incollare poi la cassa l'un l'altra usando sempre collanti brevettati e resistenti al tempo. La colla è un elemento fondamentale per la costruzione della chitarra. Ricordatevi di non dimenticarvi attrezzi e martelletti dentro la chitarra prima di chiuderla definitivamente. Mettere la guarnizione tutto attorno alla cassa, se no fuoriesce la musica dalle fessure levigate. E levigare, 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 levigare. Fatta la cassa, dobbiamo fare la stecca per le corde. Applicare i due buchi di Wagner, che ci consentirà poi di effettuare l'aggancio secondo il principio Maiella. Vaporizzare il tutto con vernice lucidante antigraffio allisciante antisdrucciolo e fissate sulla stecca a misura determinata delle note e le stecchette dove per mettere le dita per suonarci e metteteci una stecca di ferro da dentro per rinforzarla. L'operaio termina di costruire il manico della chitarra pressando col palmo della sua mano. Una volta costruito il manico, avvitare i salvaspestilli sul retro della paletta, in modo da regolare successivamente l'ampiezza delle note acute. Avvitare con cura i salvaspestilli e applicare il manico con l'apposito marchingegno. Avvitate la baldasserra sotto la cruna della chitarra e fate tic tic con un altro marchingegno specifico. Applicate una colla diversa da quella usata in precedenza per applicare la cassa. Dopodiché prendete una stecchetta di avorio e dei pallini con le corde da dentro e accordate la chitarra.